Il rallentamento della crescita italiana nel 2018 ha radici più strutturali che congiunturali. Quali le difficoltà del nostro sistema produttivo ad agganciare il ciclo internazionale e la crescita dei paesi? Diciamo che il rallentamento dell'anno scorso è la sovrapposizione di fattori ciclici che noi condividiamo con il contesto internazionale. C'è un rallentamento del commercio mondiale, i settori esportatori ne soffrono, c'è anche una piccola perdita di competitività perché i paesi emergenti hanno svalutato. Il nostro apparato produttivo risente poi dell'elevato grado di integrazione con l'economia tedesca, anch'essa in rallentamento. Va detto anche che c'è un altro problema. Cioè noi manteniamo da diversi anni un trend di sviluppo inferiore al resto d'Europa. Quando gli altri rallentano noi rischiamo di andare in recessione. Perché manteniamo questo gap di sviluppo? È un punto di crescita in meno rispetto al resto d'Europa, una costante che oramai va avanti da circa 20 anni. Ci sono diversi elementi della spiegazione. Il nodo, a mio avviso, sta nella produttività. Dopodiché le spiegazioni sul rallentamento della produttività italiana sono molto diverse e anche la diagnosi diversa poi implica che abbiamo difficoltà a implementare le policy più adatte. C'è anche un problema di capitale umano. Investiamo molto in Italia, i nostri giovani si impegnano nelle università, però il fenomeno del brain drain, la difficoltà nella transizione scuola-lavoro, cioè collocare questo capitale umano nel sistema produttivo, sta penalizzando i settori più esposti alla concorrenza internazionale. Il rapporto che oggi viene discusso mostra che c'è un'elevata varianza nei risultati delle imprese, anche all'interno degli stessi settori. Cosa vuol dire? Che ci sono dei nuclei di aziende che hanno fatto quel salto qualitativo che permette loro di crescere e di espandersi, ma ahimè sono ancora troppo poche, hanno bisogno di un contributo da parte del sistema paese in grado di permettere all'intera economia di crescere. Non basta una crescita trainata da poche aziende.